Chi è Giordana Angi? La cantante di Amici che ha lasciato tutti di stucco con suo inedito età, vita privata e quella malattia di cui ha sofferto. Giordana Angi di Amici ha sconvolto tutti. Proprio così, durante i provini per entrare a far parte di Amici 2018 ha rilasciato tutti senza parole con la sua esibizione. Alex Britti ha ammutolito, Stacey in lacrime e Rudy Zerbi con gli occhi lucidi. E, per far venire gli occhi lucidi ad un prof duro come Zerbi, non è mica semplice. Arriva in punta di piedi, Giordana. Seria, composta e soprattutto umile, ho voglia di lavorare insieme a voi, dice ai prof di Amici quando le chiedono cosa puoi dare in più a questa edizione. Ecco, dalle sue parole traspare l'umiltà di una persona che vuole sbracciarsi e mettersi in gioco. Questo è un fondamentale punto di partenza. Dalla scuola di Amici c'è tanto da imparare e se si arriva lì con la consapevolezza di poter assorbire tutto a mo' di spugna si è già a buon punto. Volete sapere tutto sulle ultime novità dei protagonisti di Uomini e Donne e rimanere aggiornati sugli ultimi gossip dei VIP? Allora cliccate qui. L'inedito di Giordana Angi che fa commuovere i prof dopo la prima canzone con cui le chiedono di esibirsi, Formidable, parte con un inedito sempre su richiesta di Rudy Zerbi. La canzone si intitola Quante volte ad aspettarti ed è dedicata a suo padre. Prima ancora di iniziare a cantarla, Giordana si emoziona e a stento riesce a parlare. Poi, comincia a cantare e il magone va via. Sì, la musica fa quest'effetto. Giordana ha lasciato praticamente tutti a bocca aperta. I prof sono scoppiati in lacrime e al termine dell'esibizione sono riusciti solo a dire per me a posto, per me ok. Stacey, a differenza degli altri, ha voluto commentare piangi, piangi pure. Chi ha le palle piange, chi non ce la non piange. Leggi anche meno maggiore di Amici di Maria De Filippi 2019. Chi sono i giudici del Serale? Chi è Giordana Angi? Tutto sulla cantante di Amici, la curiosità ci assale. Dopo aver guardato la sua esibizione abbiamo subito voluto sapere di più su questa ragazza che ha lasciato tutti a bocca aperta, compresa la nostra redazione. Nata il 12 gennaio 1994 a Vannes, in Bretagna. Poi si è trasferita ad Aprilia, a Latina, nel Lazio. Tuttavia, ha trascorso l'adolescenza tra Francia e Italia. Così si spiega la sua pronuncia perfetta nella canzone Formidable. L'abbiamo vista per la prima volta in TV nel corso di Sanremo Social, quando è riuscita a conquistare un posto fra le giovani promesse in gara al Festival di Sanremo con la sua incognita poesia. La ragazza dai capelli rasati e rosa ha spesso affermato di amare musicalmente Bob Dylan, i Beatles, gli AC/DC fino agli Edith Piaf. Leggi anche meno maggiore di Timor Stephens. Le foto del nuovo professore di Amici 2018-2019. Giordana Angi e la malattia di cui ha sofferto non è una che nasconde la sua vita privata. Anzi, dobbiamo ammettere che sui social è molto attiva ed è proprio lì che fa trasparire molte delle sue emozioni. Scrive dei post molto lunghi ed anche molto sentiti. Le sue non sono parole campate in aria, ma pregne d'emozione e commozione. In particolare, guardando la sua pagina ufficiale Facebook, abbiamo notato un post in cui parlava di cibo. Di cibo e di disturbi alimentari di cui ha sofferto. Sull'apostrofo immagine in cui mangia appassionatamente una pesca scrive: il cibo è vita ed ogni giorno le sono grata. Avere cibo così facilmente è un privilegio per ogni essere umano, specie per me che ho sofferto di disturbi alimentari. Credo dovremmo ritrovare questa gioia, questa sensazione di privilegio nei confronti d'ogni cosa bella ma data per scontata. A te che ti stai cercando tanto amore cerchi, tanto amore hai. È solo un passaggio, non sai quanto bella sei. Me magno mai pesca now. Ciao. Ad oggi, sono tantissime le persone che soffrono di disturbi alimentari anche gravi. I disturbi alimentari sono malattie caratterizzate dall'alterazione delle abitudini alimentari. Scompensi emotivi, nelle relazioni e quant'altro vengono associati al cibo. Ed è proprio qui che nascono malattie gravi come l'anoressia, la bulimia e tante altre. Bisogna fare molta attenzione ai disturbi alimentari, anzi, servirebbero sempre più centri specializzati in grado di curare queste persone prima di tutto dal punto di vista mentale. Giordana Angi ha dato il suo contributo con un semplice post su Facebook in cui è riuscita a parlare della malattia di cui ha sofferto. E già questo è un grande passo. Non tutti riescono a dirlo ed a parlarne anche con le persone più vicine.